Un saluto ai lettori del Giunco.net e benvenuti nel nostro spazio dedicato alle news della settimana che non puoi perderti in Maremma. Io sono Daniele Reali e questa è l'edizione di sabato 29 ottobre. Apriamo questa edizione con la notizia che la Regione Toscana ha dato il via libera al rigassificatore di Piombino. Proprio in questa settimana il presidente della Regione Eugenio Giani, in veste di commissario straordinario del governo, ha firmato l'autorizzazione all'installazione del rigassificatore che resterà nel porto di Piombino per 3 anni. Si tratta di una nave lunga 297 metri e larga 40 e sarà posizionata nel porto, precisamente nella Darsena Nord. Restiamo nel nord della provincia per parlare di lavoro e della vertenza Venator, l'azienda di Scarlino che produce biossido di titanio e che ha annunciato il licenziamento di 41 dipendenti. Mercoledì scorso a Follonica c'erano centinaia di persone per protestare contro il piano di tagli deciso dalla Venator, che prevede licenziamenti diretti e di conseguenza mette a rischio anche i posti dei lavoratori dell'indotto. L'azienda si fermi, ritiri i licenziamenti e apriamo un tavolo di concertazione. Questo il grido di allarme unanime arrivato dalla piazza. Una richiesta che unisce tutti i lavoratori, sindacati e rappresentanti delle istituzioni, con in prima fila i sindaci delle colline metallifere. Sentiamo le parole di Federico Capponi della UIL di Grosseto. Rispetto all'ultima manifestazione che abbiamo fatto davanti all'azienda, diciamo che non solo non è cambiato nulla, ma qualcosa è peggiorato, perché la posizione dell'azienda è sempre molto ferma sui 41 esuberi. Noi abbiamo fatto degli incontri dove abbiamo cercato un attimino di proporre anche delle soluzioni alternative e l'azienda però è sempre stata molto ferma nella sua posizione. Quindi noi oggi siamo qui per cercare di lanciare un messaggio, ma soprattutto per far capire che non è solo una questione di Gessi Rossi e di Venator, ma è una questione che abbraccia anche tutto l'indotto e che potrebbe avere risvolti pesantissimi anche nell'economia del nostro territorio. Quindi noi cercheremo di chiedere un tavolo regionale per spostare la discussione a livello istituzionale anche più alto, per cercare di far capire all'azienda che questo territorio ha bisogno di mantenere quei posti di lavoro, ha bisogno dell'indotto e su questo noi non ci piegheremo. La città che cambia. Lo storico edificio del cinema Marraccini è stato comprato dal comune di Grosseto, che si è aggiudicato l'asta al Tribunale del Capoluogo avvenuta lo scorso 25 ottobre. Si tratta di una svolta per l'immobile di via Mazzini nel cuore del centro storico di Grosseto, a pochi passi da Piazza Dante. Sentiamo le parole del sindaco Anton Francesco Vivarelli Colonna. Il comune di Grosseto si è aggiudicato l'asta per l'acquisto del Marraccini, ex cinema e simbolo della città. Per decenni lo stabile è rimasto in attesa di una soluzione, abbandonato a se stesso. Adesso l'amministrazione comunale, in linea con il percorso di riqualificazione e di rivitalizzazione del nostro prezioso centro storico, conquista la proprietà dell'edificio, che sarà sottoposto a riqualificazione. Fondamentale nei prossimi giorni sarà il confronto con i cittadini e le associazioni di categoria, confronto che avverrà a novembre con degli incontri pubblici in cui l'amministrazione comunale avrà l'occasione per spiegare alla città la propria idea di recupero, accogliendo allo stesso tempo le idee della città. Quindi l'amministrazione già ha dei progetti che sottoporrà comunque all'osservazione e all'integrazione dei cittadini. L'obiettivo diventa infatti quello di riqualificare l'immobile, potendo contare anche su un progetto finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, che ringrazio. Quindi sarà possibile riportarlo in vita, andando di pari passo con altri grandi cambiamenti che sono già in atto. Pensiamo alla Sala Eden, alla Biblioteca Comunale Fegliana, alla nascita del Museo Luzzetti e di quelli che verranno in futuro. Basti pensare al Pinqua e agli investimenti che sono già stati finanziati legati al PNRR. Avanti così per una Grosseto proiettata sempre di più verso un radioso futuro di successo e gloria.
La cultura è iniziata questa settimana da Firenze, l'avventura nelle sale cinematografiche di C'era una volta Ribolla, il corto del regista Giovanni Guidelli dedicato alla storia della miniera di Ribolla e ispirato da una parte ai fatti tragici legati alla strage dei 43 minatori morti in galleria nel 1954 e dall'altra alla figura di Luciano Bianciardi, che quei minatori aveva raccontato molto bene e del quale quest'anno ricorre il centenario della sua nascita. La prima del film, che ha già conquistato l'attenzione della critica vincendo il premio del miglior cortometraggio all'International Cilento Film Festival, è stata ospitata al Teatro della Compagnia. Alla proiezione era presente anche il sindaco di Roccastrada e presidente della provincia, Francesco Limatola. Sentiamo le sue parole. Il 4 maggio, per chi fa il sindaco a Roccastrada, è una data, insomma, importante. Devo dire che, insomma, questa sera non nascondo l'emozione di essere qui e anche curioso di guardare il cortometraggio di Giovanni. Anzi, colgo l'occasione per ringraziarlo, per ringraziare tutto il cast e tutti coloro che sono nei titoli di coda, così anch'io ringrazio davvero tutti e non dimentico nessuno. Arriverà a Grosseto dal 2 al 4 dicembre al Teatro Moderno uno spettacolo unico. Stiamo parlando di Tilt, il World Tour Performance di Le Cirque. È l'attesissimo spettacolo di circo contemporaneo che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo e in occasione di questo evento per la città di Grosseto e per la Maremma, il Giunco.net ha lanciato il contest che regala i biglietti omaggio per lo spettacolo. Per partecipare è semplice, inviateci un video al nostro canale WhatsApp numero 334-5212-000 con la vostra esibizione. Canto, ballo, mimo, acrobazie e giocoleria. Date sfogo alla vostra fantasia e mettetevi in gioco per vincere il circo più bello. Scrivete il vostro nome, cognome, età e il comune in cui vivete, oltre che la specialità in cui vi volete esibire. Prima di chiudere vi ricordiamo che oggi sulle nostre pagine potete trovare la rubrica Tutto Weekend con tutti gli eventi di questo fine settimana in Maremma. Queste erano le news da non perdere di questa settimana. L'appuntamento è come sempre tra 7 giorni. Buon weekend dal Giunco.net.